Allora, il sole splende. Il momento era propizio. Allora, Belgio. Adesso Patrizio? Michele, che facciamo? L'undercut? Andiamo Vai, dai, di... io Allora, questo Michele? undercut. No, Non te riesci, è inutile che tu ci che provi, non te riesci agitazione, ragazzi. Sente il cuore l'undercut. che fa totton. 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 Ton, ton, Bam, ton, 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 bam, bam. ton, 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 ton. Matthew, quanto parti? Non parte. Ok. Non parte. Allora, mi sa che già qui volano i mini porchi. Allora, aspetta un attimo. Piccola che ti... Non è Ok. quella. Vola, mio mini porchi. Vola. Ragazzi, mi raccomando, i freni nella curva 1, eh. Grazie, Signori! Demon, 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 Nemo, Nemo! Nemo che se Ma parte! come che si telefonata? parte? Dai che... Oh, ha finito la telefonata, Matthew, si è sbloccato il gioco! Ma pensate a volte... Ah! Scusa, Mirko, Porca! colpa mia! Colpa mia, Mirko, colpa Di mia! che È stiamo? bellissimo. Io sono ballato su Anna Facchi, però non... No, ci dissociamo! Noi non, ovviamente stiamo parlando di Non ho mai ballo. cantato. No, noi stiamo parlando di balli qua, non parliamo di SDA, di persone, di Ho esseri visto un umani. mister me con problemi tattici. Tecnico Dici? tattico. Glocchio. Vabbè, qui non si mette la freccia, vero? Non penso. Io so ultimo, ma so ultimo. No! So No, tu sei nono! E chi nono, c'ho ultimo sono io. dietro? Chi c'ho Me e me. dietro? Mettiuccio, come fa a stare dietro a Robertinello? Se prima praticamente come mi ci hanno mandato i fluidi, la macchina ha deciso di non gli più dritta. Beh, i fluidi sono così. Ciao Fiatagri! No, ma te l'ho Che mandato fluidi io, eh! sarebbero, Tu scusa? sbagli, No, no, carneggio! ci ho detto i mini porchi che ha detto Matteo voleranno, che poi ci ho detto così e volati praticamente. Michelin, 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 Michelin
d'accordo su andare dritto. La mia banca è differente. La mia macchina è intraversata. Te supero, Bubetto, te supero. C'ho Bubetto davanti. E c'ho Bubetto davanti. Okay, ma appena, via libera. Appena Bubetto fa un minimo errore, una minima distrazione fonetica. Scusami, Talebano. Appena Mirchetto, Bubetto fa una distrazione fonetica. Di te ti sta raggiungendo. Mirchetto Palle, che sta a fare dietro di me, Mirchetto Palle? Raga, scusate se non ho salutato qualcuno, ma c'ho l'occhietto. Bubetto si è incatastato come ho fatto io prima! E mi riprendo la posizione proprio qui dove l'avevo persa. Proprio qui dove l'avevo persa la riprendo, Matthew. Oh, sono settimo, è per il momento che ha creduto in me. Sarà ricompensato. Ciao Samu Milletto, bello. Samu Milletto, bello. Tu sei... No! Non mi sono girato, meno male. Non lo so come ho fatto a non girarmi, Michè. Chi c'ho dietro attaccato? Mirchettino che mi ha attaccato. Guarda come mi ha attaccato Mirchettino. È usato l'attack. Mamma mia, quanto mi sta attaccato con la punta. Vedo la punta di Mirchetto. La punta del davanti di Mirchetto. Non appunto. No, la punta del musetto. Non so, io da c'ho te. Franco attaccato che sta recuperando. Io credo che Franchetto vinca. Perché è casa Grazie. Sua. E questa è casa sua. E qui comanda lui. Mirchetto si è girato. Si è girato Mirchetto. Gli sono arrivati due fluidi, okay, non so di chi. Non so quanto sarà contento Franco, perché secondo me gli stai a mandare pure tu i fluidi a lui. No, ma sicuramente questi fluidi andavano da Franco, solo che Mirchetto stava davanti e ha preso Mirchetto. Capito? L'ho presa macchina di Mirchetto. Ariso settimo, Andrè. E questa è casa mia. E qui comando io. Se la ricorda sta canzone? Attenzione, attenzione. Ciao Michele 891, il tuo monomo Michele. Forza in questo giro, allora, forza in questo giro. Oh, chi è che sta sull'erba? Mister X! Ma sei doppiato o stavi davanti? No, doppiato. Oh, e allora che gusto c'è? Sono ultimo io proprio. Ma com'è? Box, rientriamo in questo giro. Box in questo giro, Matthew.
Dammi retta, metti white box in questo giro, bello. Ci sono io, Roveggio, ci sono io. No, grazie. Tu ci sei andato il giro prima, allora. No, ci sono da te. In questa è casa mia. Ecco, che box mi ha dato l'ultimo io in fondo, ovviamente. E qui comando io. Ma non penso che cambi niente, in realtà, o sbaglio? Ma tecnicamente no, ma... 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 Carina. Ma... Ma Sharona? C'ho tale ban a 12 secondi, drop. Quando lo piglio a tale? Matthew, qui comando io. Ma che fine avrà fatto quello che cantava sta canzone? Daniele Groff. Lo ricordi, Matthew, Daniele Groff? Fai attenzione, credo. Io mi ricordo Lara Groff. Perderai aderenza. Ho le sottilette Kraft. Esatto, che salutiamo che non ci danno mezzo centesimo. Ma quando mai? E comunque le salutiamo. Ho ma perché? Ai, ok. Distacco dall'auto davanti, 12,2 secondi. Vado, eh. Oddio, devo entrare in box. Come si entra in box, Matthew? Dov'è l'entrata qui? Hai presente? Se partono rettilineo, l'ultima curva, vai dritto. Ok, grazie. E quando esco... Ma poi gira però quando vai dir Ma quando esco è pericoloso? Esci sul rettilineo prima dello rouge. Quindi devo frenare? Dopo la prima curva. No, 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 devi accelerare. Ragazzi, sto in box, che ansia. Ne approfitto per bere. È riuscito a beccare i box subito, mazzo. Approfitto per bere e per asciugarmi il sudore. Scusa Franco, siete tagliato la strada, fuori, non capivo dove volessi andare. Via, 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 dai, andiamo, andiamo. Nemo, 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 siamo settimi, ne? Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Vai, io esco settimo, no, ottavo, e dietro c'ho Matt Stappen. A 20, a 13 secondi, eccolo, mi sta attaccato dietro. Chi è che se ma una domanda. Dimmi, ma sono l'unico che quando fa le curve si piega con la testa insieme alla curva. No, pure io. E io c'ho il volante. Io invece fa il contrario. Non dovrei. Curva a destra, piego la testa a sinistra. Se vede. Beh, segui la fisica. No, perché se vede c'ho le trombe di pistacchio montate al contrario. Per altri 5 giri. Ah. Trombe di pistacchio? Sì. Dopo le porte del router ci sta. Effettivamente. No, ma... Guardate, io di solito con la gomma gialla vado meglio, quindi. Vedi pure Serenuccia, però non so se Renuccia ha detto anch'io. Però non so se dice anch'io come Michele o anch'io all'incontrario come me. Penso si riferisse a quello che ho detto io. E questa è casa mia. La batteria è carica, usa il pulsante sorpasso. Michele, c'ho le gomme fredde, va male. Bravo. Come posso fare a scallare ste gomme? Vai un bocco fuori pista. Fai come testa a calda, c'è un fuoco. Ma che hai prestato l'ingegnere di pista a Manolo? Me sa. Mi ha montato le bianche. Queste sono io. Io lo mio lo so randellato a dovere dopo le gare della Treoti, mo non sbaglio più. Chissà perché. Tu sei fatto tutto al contrario, è vero Trebiuccio, è vero. È vero, è vero, è vero, è vero. È vero, è vero, è vero, è vero. È vero Trebiuccio, è vero, è vero. Oddio mio, perché te incanti? Ma che problemi hai? La valle incantata degli orti della... Della colonia del Treveto. Basta in questo giro. Delle risaie del nord, della vallata Ligure. It's the Italian Rice. Esatto. Lo ce la buttiamo in mezzo. Era gialla, chi è che sta scrociato qua davanti? E mi tiro dietro Talebano, non ho capito. Sì, no, stavo pensando che non è possibile che diventi trasparente. No, mi spiace per te, ma no. Ti piacerebbe. Tolo, 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 ehi! Difendi il Pozzalone. Però ho fatto una bellissima corsa, Michele, Qua te lo dico, qua te l'annego.
Bravo. Ma veramente ho fatto una bellissima corsa. Abbiamo carburante a sufficienza per soli due giri. Ormai ho imparato pure a gestire la benzina. Cioè, proprio... Raga, proprio... Eh? Ho imparato a gestire tutto ormai. Non ci credo, Talebano, si è girato. I fluidi! Mancava solo la zanzara fastidiosa. I fluidi! I fluidi, Michele! Mm-hmm. Sì, ma meno male che è finita la gara, che io qua non ce l'ho più le gomme. Non ho più il grip sulla macchina. E quindi Mettiuccio dietro mi si sta avvicinando a una velocità... No, Mirchetto! Mirchetto e Mettiuccio, tutti e due, M&M. Mamma mia, raga. Eh no, guarda, mi ha fatto gli rau. Porca madonna. No, ma non sei tu pericoloso, è Mirchetto che... Guarda che scheggia che è Mirchetto. Mirchetto è la scheggetta. Bandiera verde, sei all'ultimo giro. Cioè io non capisco come fa a farmi girare il rettilineo, guarda, è una cosa assurda. È un suo potere innato. So, capito, va al frutta, il fluido ti dà una mano. Non è mai stato per favore, non mi nomina più, chiamami Mr. May, chiamami James, chiamami come cacchio ti pare, ma non ma mi nomina. Ma fammi capire, ma funzionano solo con te sti fluidi? Sono due ore sì, che... Sì, solo con me, solo con me. Sto cercando di farli funzionare su Micheletto e non c'è niente da fare. Oh, ogni volta che dice Matthew, rettilineo, la macchina parte. Matthew? Ma fangù, Micheletto. Oh. Ho detto vaffanghiù. Vaffanghiù è un nome medicinale. Sì, esatto. È come evacu. Vaffanghiù. È tipo evacu lì. Ma signor Mettiuccio, non le augurerei mai di girarsi. Già mi sono girato tre volte su sta gara. Sole. Franchetto Pace ha vinto la gara di casa. Qualcuno è uscito di pista davanti a te. Stanno sventolando la bandiera. Qualcuno è uscito di pista davanti a te. Ti sei girato quante volte? Tre? Io sto ancora al nono giro. Oh, Mister X! Ma laghi, mister, eh? Stai laggando, almeno quando ti ho passato andavi a scatti. No, no, ero fermo. Ma più che altro è... In ok, il distacco è 13,0 secondi. Sei arrivato il settimo per Hai boost. Hai fatto vincere gli amici. Se c'era mezzo giro in più, Mirchetto m'aveva superato. Ma aveva superato, ma per fortuna l'è finita la gara prima, ne? Grazie. Siamo passati dal brasiliano al veneto. Grazie, Trebietto, grazie, grazie. Chi è che mi sta toccata dietro? Ho evitato di devoloppare. Smettetela lì dietro di appoggiarvi a Robby Man. No! È tanto grossa pista, vi dovete appoggiare dietro di me. No, sei tu che non guardi quelli... io... Che faccio? Taglio, dopo mi danno penalità. Allora, quando mi danno i penalità, perché taglio? Okay, no, una detto. Bella partenza. Quando taglio, perché mi danno i penalità? Io, ragazzi, vedete venire un'altra, per favore, perché non ne sappiamo. Oh. Scusa. Oh, riecco il gruppetto, riecco il gruppetto qua giù, ecco il gruppetto. Ridai, è tornato, che ansia. Sì, no, non eri tu. Ho distaccato il gruppetto dietro, pensi se sono cartapecorini da soli. Ma io c'ho i fluidi addosso, di Serenuccia, ha mandato i fluidini. Perché mi sa che t'ho toccato, scusa. Arrivo io! Michè, mi dici tutti i nomi delle curve? Perché ne so? Una volta le sapevo, quando giocavo a Gran Turismo. Raga, ben carta per venire, dai, là davanti, dai, Mirchetto e Michele, dai! M&M, dai! No. Fluidi! Dai, carta piccolitevi un pochetto! Dai, un contattino! Un contattino, dai! Ciao Simone Curaz! Un contattino! Facciamo. Guarda, a Mirchetto appena hai parlato gli hanno dato una penalità perché non so come ha fatto, ha tirato dritto alla prima curva. Mirchetto è tosto da superare, uno bravo, eh! Mirchetto è tosto da superare, Sì, ma infatti non so perché ha tagliato in quel modo la prima curva. Mirchetto è tosto, eh! Mirchetto è tostino, è come. Tosto. Eh? Un toast. Ciao Alessio. Ma io tanto aspetto che voi fate l'errore davanti. Tanto voi lo fate l'errore davanti, io me lo sento. Una visione. Fate l'errore davanti.
Questa è una premonizione, raga, eh. No, questa è una preammonizione, se non la smetti. Questo è banno. Ciao Matteo. Mamma mia, mi goccia il sudore sul joypad. Lo sento proprio che fa clock. Clock. Hai visto il sudore che rumore fa? No, clock. È vero, io. Non c'è un assetto. Io sto sudando come. Sta sudando come. Sta sudando come. Ci avete presenti i marinai nell'Ottocento? Perché dopo non hanno sudato più, non ho capito. Allora. Hanno fatto dopo. Senza l'ironia, sempre a mollo, i marinai sono sudati. Che ha fatto col il solfato? D'ammonio. Buttato via la gara. Ho buttato via la gara. Ho buttato via la gara. Penarota. Penarota che mi ha inchiodato. Ho buttato Robertino. Via la gara. Robertino. Ho buttato via la gara. Penarota, ho buttato via la gara. Robertino. E ripete le cose all'inizio. Chi di fluidi ferisce, di fluidi perisce. Se rinuncia, mi si è bloccata la rota. Se rinuncia, mi si è bloccata la rota. Mi si è bloccata la rota, non ho potuto fare niente. Avete visto? Ho smesso di dar gas e sono andato a sbattere lo stesso. Vado in box, va. Anticipo la sosta. Tutto bene, Jack Crick, grazie. Anticipo la sosta. Anticipo la sosta. Anticipi la sola? Dare gas. Anticipo la sosta. Anticipo la sosta. L'unica cosa è questo. Prova l'undercut. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Abbastanza quella bene. Era l'ultima. Ci vorrebbe che si girassero quelli davanti. No, oh, bra- no, raga. Portigliela, roba, si è girato Davix. Ma no, mamma voi! Mia. Sei proprio pessimo, sei. Ma no, voi! Intendo Bubba, Matthew, Michele. E come detto, ci vorrebbe che qualcuno avanti si girasse, ha visto Davix che si è girato, cioè. Non ha specificato, però. No, dai, fluidi sprecati, no, allora, che me frega a me dei primi. Sì, ho capito, ma regolate, cavolo. Non te sei regolato, eh. Oddio, il sudore nell'occhio pizzica. Oddio, come pizzica. Mangia un po' meno salato. Dici che è per quello? E che ne so, boh. Beh, ma che mo c'è Franco che c'è strada libera davanti, chi lo tiene? Franco, vieni qua, non te ne andà. Franco, non te ne andare, vieni qua. Capirai, capirai, chi li recupera più quelli davanti? Ci vorrebbe un cappottamento. E basta. Sì, un incidente in autostrada, no? Una cisterna che esplode. Ma no, non mi avete capito. Guarda, ti posso dare un'idea se vuoi. C'è un elicottero con la telecamera che sta sorvolando la pista. Fallo schiantare sulla pista. Ma fatemi capire, abbiamo, ma davanti nessuno va in box? Secondi dalla vettura che ti precede. Io ancora no. Scusa, mamma mia. Cioè, davanti nessuno va in box. Io sono l'unico stro che ha cambiato le gomme su sto Gran Premio. No, no, pure io. Anche Mirchetto. No, credo. Se c'è andato in box pure tu, Matt. Io aspettavo che tu entravi. Ma non fa per la scia. Guardalo, ma non dà per la scia. Grande. Ma cominciato a fare le onde. Che sta succedendo, bello? C'è Franco per non darmi la scia. Comincia. Via. Gialla. Allora, giro veloce, giro veloce. Franco è bravo, eh. Franco capisce dei giochi. È bellissimo, guarda sta gara. Io non ne ho. Mi si è inchiodata quella gomma. Mi si è inchiodata la macchina. Mi sono deluso. Mi sono buttato giù. Oh, ma quelli davanti c'hanno tutti belle penalità. Però attenzione. Attenzione, per una volta non so io quello con le penalità. Per a te. 3 secondi Manolo, 3 secondi Mattia, 5 secondi Bubba. Vabbè, Mattia c'ha 8 secondi però, mezzo. No, che per me, ma 3 secondi non si sa perché. Perché so che due uomini dentro o due fuori, penalità. Ti sei messo il cosino dentro. Scusa Zezzo, mi ha mollato tardi. Non sono riuscito a inchiodare. Se non mi era dato la penalità a cavolo. Matthew, io sono arrivato. Ma Bubba mi ha preso troppi secondi, quindi sono 10. Vabbè, mi prendo un punto, dai. Mi prendo un punto, me lo tengo. Per me quel giramento finale mi ha illuso. Grazie, grazie. Ragazzi, mo vado a recuperare un attimo la chat. Datemi un attimo. Perché non piove a sufficienza e l'asfalto è... Ho capito, ma ha messo pioggia in tutta la gara! No, in realtà no, però... Come no?
No, a un certo punto smette proprio. Ma poi riprende però. E non fa mettere intermedie. Tocca vedere quando smette e quanto sarà bagnata la pista. Perché poi ci faremo un pezzo in cui non piove, quindi potrebbe anche asciugarsi ancora sarà di divertente. Più. Sarà divertente o piena di bestemmie. Mamma mia, come volamo! Aiuto, aiuto, aiuto! Sì, vabbè, ma gioco, ma che cosa, sì, che te però... passa per la capoccia? Oh, raga! Ecco, perfetto, grazie. Oddio, Andrea, io non so che fa. Io mi sento... non mi veni addosso. Io mi sento come una gallina. Cioè, tu calcola che io non c'ho... Di solito il volante c'è il force feedback in curva. D'accordo. Per il fatto che pattinano le ruote in curva, io non c'ho il force feedback praticamente. È leggerissimo il volante. Io c'ho una zanzara che mi fa tipo la farina dei robbi. Ma come ti trovi, Andrea? Male. Cioè, tu immagina, già non amo Singapore. Mamma mia, che gara pazza! Ciao, Yeyo! Grazie, grazie del sostegno, buonanotte! Buonanotte, Yeyo! Astruso dice, posso divertirmo? Astruso! Mamma mia! La partenza era ok, adesso fai attenzione ai possibili rischi. Io non lo so che gara ha visto, che partenza ha visto. Eccola! La curva dei lampadari, avete visto? Ah, raga, non girava mai, scusa Mirko! Capito, non mi girava, raga. Ho frenato, ma vai, è andata dritta. Sì, ho capito, ma così non si può. Mamma mia, raga. Mamma mia, chi è primo? Ce la giochiamo io e Davix. Oh mio, Michele poi vince oggi. Il problema è che è molto pericoloso tentare il sorpasso. Perché c'è Davix che pattina così come me, quindi se io accelero e lo infilo c'è il rischio che lui mi tagli la strada perché pattina. Sapete cosa succede adesso? Sì. Aspetta, voglio no! Mamma mia, lo sapevo, per un po' ti siamo. Dove vai? No, solo io e Robby siamo. Sono le due, Robby! Sono le due, vediamo le intermedie! Io e già messo intermedie! Vuoi mettere l'intermedia a questa pista? Io e già messo intermedie! Invece con queste! Pronti, vai! Via! Ciao, James, ci vediamo tanto! Raga, Ci si prova, oh! Male che va, tanto, ultimo per ultimo! Ah, certo, assolutamente! Via! Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale! Senti, quelle asciutte non erano, perché obiettivamente, cioè... Secondo me con le intermedie te ne pentirai. Sì, decisamente. Al massimo posso proprio si mette video rosse. Come le senti, Andrea? Le sento male. Le sento un po' ballerette. Andanti, sì. Io sto con le gialle, c'è da dire anche quello. Mi stai messo ballerette. Abbiamo una strategia. Le ho rifatto il bis di Spagna. No, con Spagna si era io e te. Nessuno! Ma che è? E ti uccio! Ok, via libera. No! Non riesco a superare Robby. Oh, tu hai! Non frena! Sapessi io qua davanti! Andrei lampadari! La cuffia dei lampadari! Aia! L'ho preso, Andrea! Muretti! Muretto. Ma chi c'ho dietro tutte ste verdi? Attiviamo la modalità sorpasso e così vabbè, la sua Franco. Energia. Mannaggia. Mamma mia, quanto sto a sudare. No, io ho spento il condizionatore, mo come faccio ad accenderlo con tutte queste curve? È vocale. Sì, a te. Alexia, accendi caldaia! Accendi riscaldamento a 35 gradi. Comunque, ragazzi, cioè... Alexia, accendi riscaldamenti! Dai, ma che cos'è? Bomba, è una gara anomala! Ma Giovanna,
Madonna, il box DRS, non ce l'ho fatta. DRS disponibile. Samu Mila dice: se vengo con l'AP50 mi supera tutti. Mica dici una cacchiata, caro. Mamma mia. Ma qua ci vuole la Panda 4x4. Ma voi davanti come va? Terzo e contro sterzo. È abbastanza ingestibile. Robby, hai presente prima della live che ti ho descritto quella strategia di vendita medievale? Ecco, diciamo che la mia macchina è come quel cavallo adesso. Ah, l'anguilla nel... Ciao Tommaso! Sì, non lo diciamo. Ah no, era la tattica per rimorchiare. Ah, che gioia, mi hanno sorpassato tutti. Bene. Io c'ho un mezzo stappa indietro indiavolato. Ah, mi darà la penalità. Non mi sterza la macchina. 6 secondi, che altro poi? Come fatta a te la penalità qui, Miche? Perché ho stretto troppo la curva, la macchina è iniziata a driftare e o quello mi giravo. Comunque ragazzi, quanto gira ancora ci pensano superato. Tutti che sia il momento di passare alle gomme da asciutto. Saranno scivolose, ma sono mai box più veloci. Matthew! Matthew, perché? È un muro? Sì. Ma... 6 secondi me li fa scontare i box? Ok, le macchine coinvolte dell'incidente sono state rimosse, okay. Puoi accelerare. Bandiera gialla. Non so se mi sto abituando alla pista che si asciuga. Chi è davanti? La pista che si asciuga. Franco Pace, Tardebano, poi io e poi Tezza. No, Davix a muro. No, ragazzi, si asciutta, siamo rovinati, Andrea. Andrea, bagna sta pista, oh, butta oh, il tubo. Che lasciamo. Zezzo, però che Andrea, cacchio. Butta il tubo, Andrea. E io non lo so, boh. Lascia verde, Michele, lascia verde. Non lo so. Mi aggancio da dietro e mi gira per passare. Bravi, storia bravi. Della mia vita. Stavo sesto, stavo. Un cartapecorite vedrete voi, bravi. Sei al target più uno di carburante in eccedenza. Target okay. Carburante più uno. Ok. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Andrea, come stai messo? Montato le rosse. Ha resinato il box. E per forza, Robè. Ma che c'ho dietro? Robè, c'avevi io che ti stavo a sorpassare. È normale, però ovviamente la siete piata come un autoscontro stasera. Ma io t'ho visto proprio. Certo, se tu non guardi è normale. Guardo dietro, come ci sono avanti se guardo dietro? Stavo interno curva, Robè. Non t'ho visto. Per anni che Roberto si accorge. T'ho visto quando io t'ho detto ma mi sa che io già ho la macchina invisibile, quella dei Fantastici 4, perché quando vago a cercare sorpassani, ci mi vede, mi butta tutti fuori, boh. Perché tu non fai vedere il cosino davanti. Mo' ci metto un martello, come passo la martellata, vediamo se... Tu non fai vedere il cosino davanti, se tu fai vedere la punta... Mo' mi metto senza pantaloni, se no vado davanti la macchina faccio l'elicottero. No, non ce vado ai box, perché ha detto che ricomincia a piove. Robby, vai box. Mi fai previsioni del tempo, Andrea? È lunga da qui che piove. A giro verso la fine, stiamo al quarto giro. Forza, puoi riprenderti quella posizione. La è il momento buono per il pit stop, rientra ai box alla fine di questo giro. Mi viene una domanda, che ci siamo andati a fare all'inizio ai box? Sono quelle stronzate che si fanno da giovani. Ah, ho capito. Poi dopo ritocca a Nacce perché comincia a piove. Cacchio di gara però, ragao. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Andre, dove vai? Ma che se superano l'amici così?
Boh, io non lo so. Attenzione, attenzione. È fatto. Fai molta attenzione, bandiere gialle in pista. Bandiere gialle dappertutto, raga. La situazione non torna alla normalità. Attendi le bandiere verdi. Mamma mia, come vo dritto! Davix ha mollato, raga, eh. Davix l'ha mollata, raga. Cioè, raga, qui c'è l'ansia che si taglia con un grissino, eh. Mamma mia. Sentite? Sentite? Chi è che sta a pulire i vetri? Come presto comincerà a piovere? Ma me sta a prendere in giro? Dai. Io insisto. Scusa Mirko. Ok, il distacco è 10,9 secondi. Ragazzi, come si vede le previsioni del meteo? Attualmente siamo decimi. Canale 5. Tasto X mi sembra. E poi scorri fino a niente. Fai attenzione là fuori. Ragazzi, le gomme da asciutto sembrano le più indicate per ora. Ragazzi, io rimango fuori. Undercut. Io provo. Ti consigliamo di passare al Mix 2. Carburante al Mix 2. Ok, c'è cavo. Una nuova strategia disponibile sul DMF. No, non entro più ai box, da qui a fine gara. Ciao Santu. Mamma mia, raga. Sta gara si taglia con un grissino. Ma non piove ancora? Ma tu ancora stai con l'intermedio, fammi capire. Sì. Si aspetta che piove. Ah, lungo. Si aspetta che piove. E tu te puoi pure mettere trasparente però, eh. Ma non piove? No, robè. Condizioni meteo. Previsioni meteo. Previsioni meteo. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Previsioni del tempo. Ma non è la domanda che ho fatto io. Mi risponde un'altra cosa. Previsioni del meteo. Le gomme da asciutto sembrano le più indicate. Non t'ho chiesto ora. Questo. Previsioni del tempo. Domani? Leggermente nuvoloso, con possibilità di grandinate. Distacco dall'auto davanti, 30,1 secondi. Previsioni del tempo. Le previsioni indicano che la pioggia sarà più forte nei prossimi 15 minuti. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Ah, fra 15 minuti piove, James. No, sta piovendo. Sta piovendo, infatti. Non sono molto affidabili, diciamocelo. E vai! Nate bozza. Ma ci avrai le gomme finite, ci avrai, robe. E chi se ne frega? Uno come me, pensi che fa a casa le gomme abbiamo finite? Una strategia ma se la mettavi dopo lo giro, le gomme finite. E ti uccio qua, la situazione è brutta. Dillo a me. Sì, sì, se ti ritiri. No, se ti ritiri che rimani fra i primi 10 perdi i punti lo stesso. Taratara. Taratara. Caracallo. Taratara. Ti fa la dara, ti fa la dara. Non lo so, ragazzi, questo ha capito. Guardate quella cosa che sembra un armadillo. Sta scultura qua. Questo si mette vita, guarda le sculture, eh? Vabbè. Capisci? Perché voi non guardate il panorama? Sì, sì, c'è una pista che non stai. Io conto pure la gente che c'è a vedere gare. C'è una pista che non stai. C'è una pista che non stai ritto manco in piedi e lui guarda le sculture. Ma io credo sarà una mezza specie di questa, Mr. Me.
il Gran Premio dell'Arabia Saudita, una mezza porcata. Ma che l'Arabia Saudita? No, no, Jeddah. Sì, ma che poi da me, scusa. Alla fine della gara saremo penalizzati. No, volevo dire Mister Corvo. Hanno segnato dei secondi da scontare. Io dico tutti sti mister. Ok, il distacco è 33. Senti, con tutto l'amore del mondo mi ritiro, tanto so decimo e voglio una vedere la volata. Voglio una vedere la volata dei primi posti. Allora, cominciamo con Micheletto che è primo. Che è primo, però aspetta, non vedi distacchi. 1 e 100 su Zezzo e 4 su Franco. Allora, Micheletto che è primo. Quanti secondi c'hai? 1 su Zezzo e 3 e 4 su Franco. 1 su Zezzo e 4 su Franco, però c'è 6 secondi di penalità, c'hai. Sì. Quindi virtualmente sei maledetta terzo. Pioggia. Quindi sei terzo, sì. Diciamo. Poi andiamo dietro e c'è Manolo e sta proprio attaccato a Micheletto, vedete? Gli sta lo proprio so. Nel popò, glielo annusa quasi. Guardate, guardate. E dietro ancora c'è Franchettino Pace, che è un pochino più distaccato. A momenti qua gli piava via la macchina, che è un pochettino più distaccato, ma... Invece James è in quinta posizione. La miseria, oh. Come è salito sulla macchina. Eccolo. Ecco già messo in quinta posizione, vedete? Ciao Mickey Massey, buonanotte. Vai, vai, andiamo nella bellissima sfida. Allora, Micheletto c'ha 6 secondi, quindi praticamente la sfida è tutta fra Franco Pace. Manolo che non si accontenta di stare secondo nonostante stia già primo a livello di come si dice? Di tempi di distacco. Guardate che bella, guardate che bella la sfida fra Manolo e Micheletto. Micheletto Manolo. Ma le traiettorie struse in Formula 1 si sa che sono un'opinione, no? Che sorpasso di Zezzo! Che sorpasso di Zezzo che si autoaccompagna a muro momenti. Comunque, occhio Zezzo che tu sei primo perché Micheletto c'ha 6 secondi. Quindi non conviene andare a rischiare la posizione magari perdendo altre posizioni che sei già virtualmente. Magari va a cartocciare tutte e quattro. Capito, invece sei già virtualmente primo. Ma anche tutte e 5, 6, guarda. Ma che serve? Oh, ecco, ma non esageriamo, dai, mister, voglio dire. Perché praticamente se finisce così ha vinto Manolo. Quindi conviene, secondo me, mantenerla. Poi ognuno fa come gli pare, ovviamente. Questa è l'ultimo mia... giro, ancora no, basta. Ne no, posso non più. È l'ultimo giro. Ciao, ciao, boom. No, odio sta pista, ragazzi. Finché vedrai, svetto la bandiera gialla, sei sicuro che Robby si incolla alla curva, si sta bene. Altri 3 secondi a Michele. Vabbè, testa. Comunque, no, sei sempre terzo perché da Talebano c'hai 23 sì, secondi, quindi te poi permette altri tagli, Michele, come se fossi in salumiere. No, perché poi mi squalificano. Vabbè, però. Ma voi non avete finito? No. Ci siamo quasi, Ci siamo quasi, Manolo, Franco. Ma Franco sta proprio attaccato a Manolo dietro, eccolo. Guardate che bella la visuale di Franco, che potrebbe tentare una fonda all'ultima curva. Franco pregusta il colpaccio nei miei confronti. Giro veloce, primo posto, Franchetto, lo pregusta. Michele! Questo è Robertino, questo è Robertino. No, Micheletto! Ho sentito una supposta. Micheletto! Non mi tengono più le gomme. Micheletto Franco, che bomba mia! Che bella gara che vediamo alla vai, fine. Vai, Franco Pace in sorpasso, attenzione Micheletto, che resiste. Che bel finale di gara, che bel finale di gara! Sono andate le gomme. Non ci stanno più le gomme. Che bel finalone di gara!
Che bel finalone di gara. Mentre Manolo va a vincere questa gara pazza, James. Una gara pazza. Nel vero senso della parola. Che roba, che roba. Le ultime curve, eh? Le ultime curve, raga. Finita. Le ultime curve, Manolo vince, Franco secondo, Micheletto terzo. Questo è il podio, James quinto. Attenzione, Franchetto anche con un secondo posto dà una bella botta alla classifica. Poi c'è pure il giro veloce, quindi c'è pure il punto addizionale. Hai capito? C'ha una dà una bella botta alla classifica. Giocano bene questi. Giocano bene. Mamma mia. Bravi, bravi, raga, bravi. Bella gara. Guarda, in chat non ha scritto nessuno perché erano tutti incollati a vedere. No, siamo ancora. Oh, siamo 83. No, è che stanno tutti incollati a vedere, capito? E James taglia il traguardo e andiamo, è finita, cacchio, è finita. Mamma mia, pure James si è portato a casa i punti. Non ne potevo più, basta. Aspetta, perché Ale, che il bot, non so perché ti ha sospeso. Hai guadagnato 9 punti. Oh. Chi? Ha guadagnato 9 punti Franco, sì, esatto. Non ne potevo più, basta, c'ho pure in crampo una gamba. Oh. Bene, bene. Allora. Ciao carnivoro! Che famo pure la quarta o starrendemo? Buonanotte carnivoro, a domani. Ma tu dici fammi in tempo a fare la quarta. Andiamo un po' più lungo. Andiamo lungo, dai, famo la prossima volta. Andiamo lungo, se no. Allora, ragazzuoli, bello però. Bello veramente. Chi è che ancora deve arrivare, raga? Mettiuccio? Bubba. No, Mettiuccio? No, Bubba. Bubba. Mi dice. Eccolo, sta tagliando ora. Eccolo Bubetto che ha tagliato il traguardo.